Introduciamo intanto il giudice per questo quarto gruppo, il gruppo dei Bassotti, è il giudice Stefan Sinco, che applaudiamo nuovamente. Siamo pronti per l'ingresso, Pietro? Prontissimi con questi bei Bassotti, una famiglia che rappresenta più taglie, questo è lo standard a pelo corto. Standard a pelo lungo e standard a pelo duro. E via di nuovo con i nani a pelo corto e a pelo duro. Con i Kaninken a pelo duro, pelo corto e a pelo lungo e a pelo duro. Si ripete a secondo della taglia la varietà di mantello. Il bassotto anche lui non ha la sua attitudine, è un simpatico cane che si può vivere tutti i giorni in casa. In realtà nasce comunque come cane per la caccia in tana. Difatti è basso per entrare meglio nei cunicoli e dare la caccia alla volpe e altri animali nocivi. È un cane che deve avere un forte temperamento, tanto che per essere ratificato come campione italiano è necessario che il soggetto affronti una prova di lavoro. È una simulazione. Non mettiamo questi cani nell'ambito della prova di lavoro a confronto con una volpe, ma con un nocivo finto, tendenzialmente una pelliccia o insomma. Si valuta il coraggio del cane e se il cane manifesta di essere capace di cacciare, può essere omologato come campione. Perché bene ricordarlo, lo abbiamo già fatto anche nei giorni scorsi, giudice, che sì, la morfologia, gli expo e tutto, ma nella genetica del cane deve rimanere la sua attitudine. Sì, proprio l'attitudine che ha permesso nei secoli di selezionare tantissime razze canine. Cioè non nascono per sfizio le razze canine, sono nate perché venivano impiegate per aiutare l'uomo a vivere. Si dice l'amico dell'uomo, il cane da sempre ha aiutato l'uomo a sopravvivere. Siamo pronti per il verdetto del giudice Sinco, il terzo classificato è? Bassotto Kaninken pelo corto. Il Bassotto Kaninken a pelo corto. Secondo classificato? Bassotto Nano. Il corto. Bassotto Nano a pelo corto. E concludiamo con il vincitore? Bassotto Kaninken pelo duro. Bassotto Kaninken a pelo duro. Quindi Kaninken, 2 gradini del polio su 3. Belli, Kaninken sono quelli più piccoli. Ora, non so con precisione, ma mi si è detto che Kaninken da coniglio, perché caccia il coniglio, o forse Kaninken perché è piccolo con un coniglio. Poi chiederò a qualche esperto di Bassotti di dirmi anche l'origine di questa definizione. Rimane il fatto che sono dei bellissimi cani, molto conosciuti, molto apprezzati,